No, avevo tanta voglia di giocare e oggi ho dato tutto quello che avevo, infatti alla fine sono venuti i crampi e sono contento di aver fatto una buona prestazione. Potevo fare meglio sicuramente, però sono contento sia personalmente che della squadra, abbiamo portato 3 punti importanti a casa. Possiamo dire che questo, Riccardo, è un campo che a te porta fortuna. Avevi segnato col Pescara anche qualche stagione fa. Metteresti la firma a giocare sempre al picchi? Sì, è vero, l'ultima partita che feci con il Pescara prima di andare via era qui a Livorno e feci una doppietta e sì, è vero, mi porta fortuna a Livorno. Senti, nella nostra trasmissione ci eravamo sentiti più di un mese fa e avevi detto: certo, se non trovo spazio a gennaio faccio le mie valutazioni. Da oggi inizia un nuovo campionato per Pippo Maniero? Non lo so, è il mister sempre che fa le scelte. Io, come dissi tempo fa, mi devo far trovare pronto quando vengo chiamato in causa e spero di trovare più spazio in questo scorcio di campionato, diciamo. Riccardo, però quasi certamente nel mercato di gennaio arriverà un altro attaccante, a quel punto tu farai le tue valutazioni. Sì, no, poi parleremo con la società se qualora dovessi andare via. Io al momento mi sento un giocatore del Pescara e voglio dare tutto me stesso per questa maglia. Non mi sembra però, da come rispondi, che sei convinto di restare a Pescara. Mi sbaglio io? No, sì, ti sbagli. Mi sbaglio No, io, sicuro. il mio obiettivo è quello di rimanere a Pescara perché Guarda Max Cucciante che foto che ti ha sì, ho fatto. visto. L'unica foto buona che ha fatto. Ok, perfetto. Riccardo, parliamo anche di questa partita perché non era semplice. Alla vigilia comunque pensare di poter fare il risultato in cavalleria sul campo di una squadra che si giocava gran parte delle speranze di rientrare nel giro salvezza, siete stati bravi a non sottovalutare il Livorno. Sì, è vero, abbiamo interpretato bene la gara sin dall'inizio, sapevamo che comunque loro venivano da un momento difficile e non a caso. Sono entrati pure loro subito aggressivi, hanno avuto una palla gol all'inizio pronti via, però noi siamo stati bravi poi a far nostro il gioco e a vincere la partita. Di Pippo, tu non hai peli sulla lingua, eh? Quanto eri arrabbiato, per non usare un altro termine, che non venivi chiamato in causa, e quanto sei contento oggi? Vabbè, normale, non giocare brucia tanto. Ma ti sei mai chiesto perché? Cioè, ti sei mai dato una spiegazione? No, non mi sono mai chiesto il perché e neanche ho chiesto spiegazione al mister. Il mister fa le sue valutazioni e evidentemente c'erano altri giocatori più in forma di me e giocavano loro. Questa è l'unica spiegazione che mi sono data, però non ho mai chiesto spiegazioni all'allenatore e adesso sono felice di questo momento. Intanto sono arrivati 2 gol sul rigore quest'anno, ora speri di segnare un gol su azione. Sì, spero quanto prima di farne uno su azione.